Rientriamo in studio, siamo noi, stiamo parlando oggi di disabilità e siamo partiti dall'appello lanciato dalle famiglie che assistono disabili gravi, gravissimi, che hanno lanciato una campagna, Mai più soli, per denunciare l'assenza di uno Stato che, diversamente, l'abbiamo sentito da quello che accade altrove in Europa, non riconosce assolutamente il loro lavoro quotidiano. Ed è un lavoro, e sono famiglie, che conosce molto bene Giovanni Tommasini, ben arrivato. Grazie. Educatore dell'ANFAS Genova, adesso lavora presso una casa famiglia con 16 pazienti con disabilità intellettuali e relazionali e presta anche assistenza familiare. Con lui io vorrei rovesciare un po' ancora una volta il punto di vista e cercare di capire bene il dolore, la disperazione, la solitudine, ma anche la forza e l'energia di queste famiglie, perché lei, Tommasini, aveva iniziato, insomma, a lavorare in questo ambito così per un breve periodo, e invece è un lavoro che fa da 25 anni. Quindi la prima cosa che vorrei chiederle è la lezione che le hanno impartito le tante famiglie, i genitori, i ragazzi che ha incontrato in questi 25 anni di cammino. Sì, sono 25 anni che io sono assistente domiciliare e quotidianamente vivo e ascolto i genitori di questi che hanno dei figli con disabilità intellettive e relazionali. Lavoro all'ANFAS. L'ANFAS nel 58 è nata per l'iniziativa di una decina, una ventina di famiglie. E a Genova ha formato una realtà molto solida e questa è la volontà di dare una risposta a quello che si diceva: cosa sarà dopo di noi? Io lavoro in una casa famiglia. Adesso poi questo problema, sì, lo vediamo più da vicino. Certo. Però io volevo soffermarmi un po' meglio, no, su questa fatica della famiglia, perché per noi che non la sperimentiamo quotidianamente è perfino difficile da immaginare. Lei si è espresso molto bene più volte dicendo che il tempo è diverso. Io ho scritto ultimamente un articolo, da quando è uscito il libro partecipo a vari blog, e praticamente per far capire il tempo passa diversamente, nel senso che una famiglia nella quale nasce un bambino che riesce a esprimersi, a autodeterminarsi, il tempo inizialmente diventa più pesante e ci sentiamo responsabili della vita di questo bambino. Man mano che cresce, entrando nel sociale, ci sentiamo responsabili della crescita. Poi i figli si emancipano e il tempo per le famiglie diventa più leggero. Con poi il pensiero, il bel pensiero che i nostri figli poi potrebbero adesso occuparsi di noi. Adesso tocca a loro. Quando in una famiglia esplode un problema nel quale un membro di questa famiglia ha bisogno di un'assistenza vitale, il tempo si ferma. Il tempo si ferma e poi inizia a girare inversamente, nel senso che i figli hanno sempre bisogno della stessa assistenza, delle stesse risorse economiche, emotive, dei familiari, risorse che gli permettono di vivere. I genitori invecchiano, le forze vengono a mancare e il dubbio di cosa sarà dopo di noi diventa pressante e insopportabile. Senta, Tommasini, a lei capita, no, spesso di portare queste persone, questi ragazzi che le hanno insegnato tanto negli anni, no, che hanno difficoltà intellettive, relazionali, nei luoghi pubblici, no? Certo. Che reazioni incontra? Cioè, è una società che sta accogliendo l'opportunità che dà questo contatto? Ma io prima sentivo gli interventi dei vostri ospiti e si parlava più della risposta delle istituzioni. Qua c'è anche da mettere in campo la risposta culturale della società. E spesso io vado nei luoghi pubblici, andiamo al bar, i miei ragazzi sono felici per prendere un caffè, per loro è una cosa bellissima. E dopo un po' noi abbiamo il vuoto intorno a noi. E questo non è, io non do un valore negativo a questa cosa, però è una dinamica che ci permette di capire un fastidio, una risposta di evitamento di questa realtà, una difficoltà a prendersi carico delle emozioni e della sofferenza, perché i nostri ragazzi, io dico, che hanno le stesse qualità delle opere d'arte, esprimono direttamente delle emozioni e dei sentimenti umani, e noi in contatto con loro vengono elicitate le nostre sofferenze, le nostre emozioni più profonde. Vi è una cultura che mal sopporta il contatto e l'accettazione della sofferenza. Tende a sfuggire. Sì, perché la sofferenza potrebbe essere accettata come una delle poche occasioni che abbiamo per conoscere meglio noi stessi e per crescere. È stato così per lei, no? Perché lei ha scritto un libro che ha un titolo bellissimo, adesso ci spiegherà anche, sì, perché grazie. Si chiama Sono Cesare, tutto bene. Mentre studiava all'università, per 3 mesi doveva assistere a un ragazzino autistico che si chiamava Cesare,
I 3 mesi non sono stati 3 mesi. Non sono stati 3 mesi. Colgo l'occasione per ricollegarmi a quello che dicevano i vostri ospiti. Questa storia nasce nel 90. Nel 90 le istituzioni assicuravano un'assistenza domiciliare con degli affidamenti domiciliari pagati dal comune e hanno tagliato tutto, non c'è più questa possibilità. A me è andato, io racconto questa assistenza domiciliare fatta bene i protagonisti, hanno tutti usato un'onestà intellettuale molto importante. Questo l'ha aiutata, però molto è nato dal vostro rapporto. È nato dal nostro, sì, è nato dal rapporto a me e Cesare. Io ho 24enne, devo finire gli studi universitari, cercando lavoretti, comunque mi chiedono di assistere Cesare. E l'incontro di due personalità in un periodo della vita che era ancora tutto da definirsi. Cosa aveva Cesare? Cesare era affetto da una grave forma di autismo, era completamente fuori da ogni tipo di contatto con la realtà. La prima volta che l'ho visto, lui si relazionava con degli oggetti che per lui erano sì, degli oggetti che per lui erano molto rassicuranti. A me hanno detto una cosa, mi hanno detto: guarda, è impossibile come entrare in contatto con Cesare. L'accettazione di questa impossibilità mi ha regalato delle chance. Io sono entrato, mi hanno detto: stai fermo e speriamo che Cesare si accorga di te e ti metta tra gli oggetti buoni. E questo è stato, e proviamo per 3 mesi. Queste sono state delle indicazioni semplici, molto sane, che mi hanno aiutato tanto. Cesare si è accorto di me. Io nel mio libro racconto proprio, io andavo 3 volte alla settimana per 3 ore. La stiamo vedendo insieme a Cesare in una foto. Sì, è il primo selfie della storia. Lei è molto più giovane, diciamo così. Sì. Lo sguardo è quello. L'ultima volta che ho visto Cesare per regalargli il libro, lei dice molto più giovane. Gli ho detto: Cesare, come stai? Bene, sta benissimo. Ho detto: come mi trovi? Mi hai invecchiato. Ha visto. L'innocenza. Io vorrei arrivare a quel titolo lì perché c'è un mondo in quel titolo. Certo, questo titolo, allora il titolo e la copertina sono di Cesare. Il titolo è Sono Cesare, tutto bene, e racconta un momento chiave di questo percorso che mi ha portato a entrare nel suo mondo. E la relazione d'aiuto, io dico, ci sono 3 prerogative, io quello chiamo la relazione a tripla A: accettazione, ascolto, e attenzione, accettazione e ascolto. Sì, Cesare, siamo riusciti a uscire di casa. Prima siamo usciti dalla sua camera, poi uscendo dalla sua camera sono riuscito a avere un contatto oculare con lui, con uno stratagemma, gli ho detto: ti insegno a scrivere a macchina. Siamo usciti di casa, era appena nevicato, per cui era anche un po' un paesaggio lunare. Questo mi ha anche agevolato, perché questi mostri che pensava di incontrare Cesare non c'erano. E poi racconterò i mostri si sono verificati, perché Cesare abita dietro la scuola Diaz, ma questo è un altro discorso. A un certo punto, io contentissimo di fare questa passeggiata con Cesare, non lo sento più dietro di me, mi giro, lui mi usava, io mi definisco come un rompighiaccio della realtà, lui stava dietro, era più tranquillo. Citofona, lo vedo che citofona un portone, chi risponde dice: sono Cesare, sono con Giovanni Educatore, tutto bene. Lui ha avvisato che stava andando tutto bene, non era così terrificante, però era con Giovanni. L'ha detto al mondo. E io ho fatto questo titolo, Sono Cesare, tutto bene, secondo me indica molto, ma soprattutto una relazione di reciproco aiuto. Quello che è piaciuto in questo titolo, in questi 2 mesi mi sono autoprodotto il libro ed è una cosa bellissima, perché mi chiamano chi compra il libro, chi lo legge, mi ha chiamato un signore Asperger con un autismo ad alto funzionamento, mi ha detto: guarda, la chiave di tutto è nel reciproco, è la reciprocità. Dov'è Cesare oggi? Cesare oggi in una comunità alloggio sopra Savona, siamo riusciti a fare questo percorso, aiutati soprattutto i genitori, di separazione, e siamo riusciti, da questa prima volta che l'ho visto, che era inimmaginabile questa cosa, a riallinearlo in un percorso di vita abbastanza naturale, cioè il distacco dalla famiglia. Lei ha detto che l'ha incontrato di recente, no? Per consegnargli il libro. Ci ha detto anche di fatto che Cesare l'ha riconosciuta come un oggetto buono, di fatto, no? Certo. Lei è stato il rompighiaccio per tante cose. Sì, poi in 15 anni sono diventato molto più che un oggetto buono, un fratellone buono. Un fratellone buono. Che cosa le ha detto l'ultima volta che l'ha vista?
Glielo ho detto che sono invecchiato. Soltanto questo? No, perché le dico la verità, queste persone affette da autismo, l'autismo è una malattia terribile ed è poco riconosciuta, ne stavamo parlando, figuriamoci quando si parla di malattie mentali. Il fatto che Cesare a un certo punto ha affidato a me questo lavoro estenuante di tenersi assieme, di combattere e di filtrare la realtà, ha permesso a lui di esprimere la sua personalità. Cesare è una personalità molto ricca, di tanti aspetti, che era soffocato da questo compito disumano di incapacità a filtrare. Io, per spiegare in poche parole cosa può essere l'autismo, in questi 25 anni in cui io sono quotidianamente a contatto, noi abbiamo i non vedenti, abbiamo i non udenti, abbiamo chi ha difficoltà a parlare. E la persona affetta da autismo ha tutti i sensi che funzionano male. Le posso fare difficile da... un'ultima domanda? Lei ha detto che la chiave di tutto è la reciprocità, cioè, il reciproco aiuto. Possiamo immaginare quello che lei ha dato a Cesare. Ma cosa Cesare ha dato a lei? Cesare ha dato a me intanto la capacità di fare molto bene il mio lavoro in maniera onesta e l'idea che per dare un vero aiuto dobbiamo essere in grado di prenderci cura di noi stessi. Io ho affiancato al mio essere con Cesare un grosso lavoro di introspezione, è 20 anni che io faccio analisi per far bene questo lavoro ed è necessaria una grande formazione e un referente competente. La prefazione del libro del dottor Roberto Soriani, che mi ha assistito in questi 15 anni e con lui abbiamo... Cesare cosa mi ha insegnato? Che è molto interessante, è molto arricchente dimenticarsi di se stessi quando si dà aiuto e cercare di capire il mondo dell'altro e di riuscire quasi a vedere il mondo con gli occhi di chi chiede aiuto. Di trovare la chiave. La chiave è l'empatia. L'empatia che è molto di più che mettersi nei panni dell'altro.